La cominciava una, due, tre, quattro, cinque quartieri, stavano una per l'altra. Però erano piccole quartiere, però, di cartapaglia, no? Perché perché le quartiere c'erano un terreno, diciamo, enorme, perché per quando invece qua tutta montagna e portavano la paglia e tutti lavoravano, perché le cartiere andavano a legna per far asciugare la carta, sì. Tutta a legna, si cuoceva la paglia a legna prima. Fino appena ci stavo io, perché io sono qua, sono entrato nel 1952, e sono andato in missione. Hai lavorato per... Ha fatto anni? Una vita. Quanti anni hai lavorato qua? Dal 52 a? Quasi 40 anni. Nella fabbrica si faceva la carta e l'energia elettrica, c'erano le turbine? Prima no. Prima tutta la corrente non ci stava, dopo hanno fatto piccole cabine, una qua, hanno fatto con i magneti, tutte le magneti, sì. Per certe cose, ecco. E sviluppavano una corrente per l'anno, per cosa, no? tutta acqua. Ma la corrente era solo per la, per la cartiera e basta? E basta, sì. Erano piccole cartiere, perché erano nel 1900-1800, allora non è come oggi. Ti figurà, per quanto a Guarcino stavano le cartiere, hanno fatto la ferrovia, da Pidocca, ci veniva la ferrovia qua, fino al campo di Volta. Perché? Per gli operai? Perché per portare la carta, prima le macchine non ci stavano, dei vigaretti, tutti vigaretti, e loro hanno fatto la cartiera, la ferrovia, per le carette, la portavano alla stazione, le caricavano, portavano a frazione e poi le destinavano a tutte le parti. Quanti operai eravate nel 52? Una cinquantina. E lo stessi quando sei andato in pensione? No, dopo e meno, perché... Mettiamo dentro la mia. Siamo sopra, perché sopra ci stanno dei bollitori dove mettevano la paglia e dove si cuoceva col vapore, perché la paglia si cuoce acqua e calce, basta. E vapore. La carta paglia era l'unica carta igienica che esisteva sulla terra, si può dire. Perché? Paglia cotto con la calce e vapore. E il governo l'ha abolita perché inquinava l'acqua, perché la paglia è gialla, perché sono fatte depuratori, insomma, l'hanno abolita, hanno distrutto un prodotto nazionale, il governo. E ora la carta paglia è tutta dalla Spagna, viene la paglia, la carta paglia.